Salute. Mi sto avvicinando ad altri due libri. Uno vicino al Topkapi e l'altro nel distretto di Bayezid. Prima Bayezid, Topkapi sarà un vicolo cieco. Ah, sì. Che ve ne pare di questo? Oh, Ezio, è incredibile. Antica rilegatura copta ancora in buono stato. Notevole. Deve essere una trascrizione dell'originale del terzo secolo. Sofia, che è successo qui? Capita un paio di volte all'anno. Qualcuno entra e spera di trovare denaro. Io non tengo granché qui, ma stavolta hanno rubato un ritratto di un certo valore. È un peccato. Continuate il lavoro. Vi troverò il quadro. Ezio, ormai il ladro potrebbe essere ovunque. Se cercava denaro, ma se è preso il dipinto, sarà nei paraggi, ansioso di liberarsene. Ebbene, se vi capitasse di trovarlo entro poche ore, venite all'acquedotto. Ho delle faccende da sbrigare lì. Quell'uomo ha un'aria alquanto sospetta. Dov'è il ladro? Confessa! Non ho fatto nulla. Non potete dimostrare. Non ne ho bisogno. Continuerò a picchiarti finché non parlo. Quel quadro l'ho... Cioè, me l'ha dato qualcuno. Raccontamela giusta, se non vuoi fare una brutta fine. Tieni. Non mi interessa come hai ottenuto il dipinto. Dimmi solo dov'è. L'ho venduto a un mercante del bazar. Non avevo altro modo di sfamarmi. La prossima volta cerca di essere una canaglia migliore. Santo cielo! Fuggite! C'è un pazzo! Al diavolo! Vai! Non mi fate male, me ne vado. È stato molto divertente. Ora ecco, addio. Ho un dipinto da vendere, se vi interessa. Un magnifico ritratto. Guardate, pare quasi viva. La sua bellezza rifulge sulla tela. Vi prego, accettate le mie scuse. Una discreta somiglianza, non trovate? Preferisco l'originale. Buffone. Fu un dono di mio padre per il mio 28esimo compleanno. Dovetti posare per Messer Albrecht Dürer un'intera settimana. Ve lo figurate, io seduta immobile per 7 giorni a far nulla. Non ci riesco. Una tortura. Dunque, ho scoperto la posizione di un altro libro. E non è nemmeno lontana da qui.
Grazie. Ezio, ditemi, che cosa c'è dietro? Non siete uno studioso, questo è più che certo. Lavorate per la chiesa? No, la chiesa no. Ma sono un insegnante, una specie. Un giorno ve lo spiegherò, Sofia. Quando potrò. Ma perché? Non importa, non lo voglio sapere.